Come ogni terza domenica d'ottobre, Bitonto si prepara la tradizionale intorciata dedicata ai santi medici Cosma e Damiano, che torna dopo 2 anni di pandemia. Un momento atteso dai fedeli che giungono anche da tante città limitrofe. Un'attesa sicuramente particolare che si colora di questa maggiore attesa dato il fermo di questi 2 anni a motivo di ciò che sappiamo. Intanto è molta l'attesa, il desiderio di vedere i nostri santi girare per le vie della nostra città, in segno di protezione come sempre, ma anche auspicio di una vita che sia sempre migliore, all'altezza di questi due giganti Cosma e Damiano, che con la loro vita e soprattutto con le loro opere narrano a distanza di secoli di una vita fatta secondo il Vangelo, che ha ancora molto da raccontare agli uomini e alle donne del nostro tempo. Perciò portarli in processione significa per la comunità cristiana, per tutta la città, per i pellegrini devoti, vedere in loro un esempio affidabile cui mettere la propria vita dinanzi. I santi Cosma e Damiano incontrano il popolo portando un messaggio di fede e speranza. Il messaggio anche per quest'anno sia proprio un'invocazione di pace, perché tutte quelle situazioni vicine e lontane sono ascoltate da Dio, sono ascoltate dal cielo. Il cielo non è mai muto e non è mai sordo, perciò ecco, davanti al desiderio che tutti quanti portiamo di una vita più bella, più umana, e anche, ripeto, all'indomani di questa pandemia, l'augurio è che anche il senso comunitario della vita venga davvero implementato, no? Passare di continuo dall'io al noi. I santi ce lo ricordano e ci dicono che è possibile, ecco così, ritessere con pazienza, ma anche con coraggio e più fiducia, ritessere le fila di una comunità possibile, con tutti i suoi volti variegati, ma che ha nell'umano la sua qualifica più bella e più importante.